trovati sulle frequenze di Radio Colbe per un nuovo appuntamento con la nostra ormai consueta rubrica A Tu per Tu. Nei nostri telefoni questa mattina abbiamo Don Leonardo Maria Pompei, un sacerdote della diocesi di Latina, laureato in dottorato in teologia dogmatica presso la Pontificia Università Lateranense. Ecco, un sacerdote che dice di se stesso: sono un povero sacerdote cattolico ma innamorato di Gesù Eucaristia e di Maria Corredentrice, Mediatrice e mia Salvatrice. Si proclama fedele al Magistero amante della tradizione e celebra la Santa Messa ogni giorno con gioia. Penso veramente con tu, per tutti. Allora, intanto buongiorno e grazie Don Leonardo Maria per aver accettato questa intervista ai microfoni di Radio Colbe. Buongiorno a voi, a lei e a tutti. Ecco, e tanto perché lei ha iniziato con noi una catechesi nuova anche per i nostri radioascoltatori, che parlerà appunto dell'importanza di fare la divina volontà di Dio, e vorrei farla conoscere un pochino di più. E allora vorrei partire da lei, dalla sua chiamata al sacerdozio, per poi arrivare a raccontare i vari doni, le varie perle che il buon Dio le ha fatto incontrare nel suo ministero sacerdotale. Quindi, ecco, la prima domanda ovvia un po' è questa: a che età ha sentito la voce del Signore e se è stato facile per lei accogliere questa proposta, questa chiamata? Ecco, mi verrebbe da rispondere se c'è la domanda di riserva, perché cercherò di essere breve, andremo abbastanza per le lunghe, abbastanza lontano. Ho percepito la voce del Signore, l'ho percepita, ma come sappiamo questa è una cosa che va ben oltre il tempo, a 22 anni, in occasione di una circostanza umanamente parlando drammatica, che è stata la terribile sofferenza e la morte prematura, e tra l'altro, diciamo, usando un termine un po' impegnativo, molto vicino alla santità, ecco, del mio più caro amico, e Francesco Vaglio Noccioli si chiama, lo dico tranquillamente, ecco, che è partito da questo mondo nel giorno del suo compleanno, nato il 3 maggio del 1970 e ha reso l'anima a Dio il 3 maggio del 1993, dopo un terribile tumore che lo ha fatto stare per un anno in croce. Ha sofferto in maniera, a mio avviso, eroica, assolutamente inedita per un ragazzo, insomma, di così giovane età, che conoscevo bene, insomma, da una vita, e vedere la forza che ha ricevuto dalla fede e dal Signore nell'affrontare questa sofferenza ha scatenato, diciamo, un turbinio non indifferente nel mio cuore. Insomma, io ero fidanzatissimo, quasi laureato, quindi con altri progetti di vita. Da lì è iniziato un cammino che è durato 3 anni prima di entrare in seminario, insomma, perché è stato abbastanza doloroso rivoluzionare un pochino i programmi di vita e anche fare i passi necessari, insomma, per questo, quindi lasciare la fidanzata, vedere come vivevo da solo, insomma, terminare gli studi come mi era stato chiesto, provare ad avere un primo contatto con il mondo del lavoro forense, insomma, proprio per verificare che non ci fossero entusiasmi del momento. Tutto questo è venuto e poi nel 96 sono entrato in seminario e sono stato ordinato sacerdote nel 2004. Ecco, quindi immagino un felice veramente sacerdote, perché cerca di vivere ciò che Dio le chiede, anche se chiaramente questo non toglie giustamente la croce e le sofferenze che possiamo incontrare nel nostro percorso. Allora, mi sembra a me, perché io non la conosco tanto, la conosco da poco, che lei sia diventato anche abbastanza un punto di riferimento per tante persone. È un po' famoso su YouTube, sui social, perché da un po' di tempo lei parla, cerca di spiegare, di far entrare tante persone sul dono della divina volontà. E io vorrei partire, se lei è d'accordo, Don Leonardo, di parlare del peccato, un po' di Adamo ed Eva, che nel giardino dell'Eden, questo paradiso terrestre, quindi in una felicità, pace e gioia che ci sogniamo, tradirono Dio, la fiducia che lui aveva posto in loro, la tradirono
con il peccato della disobbedienza, pensando forse, credendo di essere più liberi, più felici, e invece l'umana volontà, ecco, è veramente uno dei peccati più gravi. La vuole spiegare, per favore? Nacque l'umana volontà nel giardino dell'Eden, purtroppo, quindi era, era prevista come possibilità, evidentemente, no? Perché se l'uomo non fosse libero non sarebbe immagine di Dio, ma non era certamente ciò che il Signore desiderava per il nostro bene, che nascesse, ecco, l'umana volontà, e quindi una, fondamentalmente un desiderio consentito e quindi poi voluto, di farsi una vita indipendente, come ci dice in maniera chiara, anche se un po' simbolica, velata, il racconto della Genesi, di farsi una vita indipendente da quello che Dio prospetta e desidera, che non può essere altro che bene per noi, non solo una vita indipendente, ma, come dire, una vita concorrente, ecco, perché l'inganno diabolico è: diventerete come Dio, conoscendo il bene e il male. Il diavolo ha inoculato nei nostri progenitori il suo stesso veleno, la sua follia, insomma, è una cosa assolutamente impossibile diventare come Dio. Da lì, come insegna la Chiesa, è venuto tutto quanto il, come dire, la rovina, insomma, della razza umana, e ogni sorta di male, cioè tutto quanto il male che noi conosciamo. Questo non lo insegna, diciamo così, la serva di Dio Luisa Piccarreta nei suoi scritti, ma la dottrina cattolica che troviamo nel catechismo: tutti i mali fisici, morali, psichici, spirituali e di ogni genere derivano sul mondo dal peccato dell'uomo, abbiamo tutti quanti introdotti noi. E quello che Gesù ha fatto conoscere a Luisa, che io, diciamo, se ne sono stato attratto, perché ci trovo semplicemente la quintessenza della vita cristiana, della vita cattolica e della vita della Chiesa, perché in realtà la vita nella divina volontà, che significa farla e viverci in essa, sono due cose distinte, poi si può approfondire se lo si desidera, non è altro che il compimento di ciò che Gesù ci sta facendo chiedere da 2000 anni nel Padre Nostro, cioè adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Questa è, in due parole, la vita nella divina volontà: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Quindi noi capiamo che il regno di Dio adesso sulla terra, la Chiesa nella Lumen Gentium ci dice che è iniziato nella Chiesa il regno di Dio, ma purtroppo non si vede bene né nel mondo, e purtroppo non si vede sempre molto bene nemmeno in certe esperienze, diciamo, poco felici, ecco, di vita di Chiesa, usiamo un eufemismo, e che la divina volontà sia fatta sulla terra come viene fatta in cielo, perché questo è il discriminante, no? È cosa che ancora non si vede, ecco. Quindi, e, come dire, interessarsi a questi scritti, a mio avviso, vuol dire entrare proprio nel cuore del cattolicesimo e della vita stessa della Chiesa, senza nessun tipo di possibile, come dire, controindicazione, perché la comprensione autentica di questi scritti non può fare altro che condurre ad una santità straordinaria da vivere nella Chiesa e con la Chiesa. Quindi io, essendo una vocazione adulta, come sarà già compreso, insomma, no? Avendo poi vissuto un po' il fascino di Nostro Signore, io ho letto, non lo dico per, lo dico perché è la verità, insomma, ho letto tantissimi scritti di santi, opere dei santi, mi sono entusiasmato per tante cose, e particolarmente dagli scritti di San Luigi Maria Monfort, che ancora è il mio punto di riferimento fondamentale dal punto di vista spirituale. Ecco, però qui dentro ce l'ho ritrovati tutti quanti, d'accordo? Ce l'ho ritrovati tutti e ancora di più, insomma, no? Quindi non soltanto da un punto di vista, come dire, di conoscenze dottrinali o di esperienze straordinarie che i santi hanno avuto, ma anche come percorso possibile da intraprendere per raggiungere quello che, insomma, ogni cattolico dovrebbe desiderare, insomma, che è una vita di perfetta unione e comunione con Gesù fin da questa terra, che significa cominciare a godere, certamente in maniera proporzionata, ma di una felicità vera, ecco, anche se non ancora uguale a quella che ci sarà in paradiso, anche da questo mondo, che poi era il progetto che Gesù, che Dio aveva per l'umanità fin dai nostri progenitori. Si parla nella Genesi dell'Eden o del paradiso terrestre, che sarebbe stata una vita bella, anticamera del paradiso celeste. Ecco, Gesù ha promesso, per chi fa la divina volontà e vive in essa,
un ripristino di questo Eden, certamente non nel senso, cioè un Eden riadattato alla condizione nostra, insomma, adesso purtroppo il peccato c'è stato, quindi la croce ci sarà in questa vita, non è possibile vivere senza sofferenze, però vivere in uno stato di profonda serenità, gioia, felicità e comunione intima con Dio e quindi con tutti i fratelli, questo è possibile. Si può. Sì, io penso anche che è molto necessaria oggi perché è veramente uno dei peccati più gravi. Si sente spesso dire la vita è mia, faccio quello che voglio, quello che Appunto. mi sento io, in tutti i campi è così. E pochi si sono accorti che questo umano volere è terribile perché solo obbedendo alla legge di Dio, appunto come diceva lei, saremo felici. Certamente. È così. E quindi sì, il Signore ha parlato anche di, ha promesso subito Maria Santissima, questa donna che calpesterà il calcagno del nemico e dei suoi, del suo seguito. Quindi vuole parlarci anche dell'importanza del ruolo di Maria Santissima nella Divina Volontà? Il ruolo di Maria Santissima nella Divina Volontà è assolutamente fondamentale perché nella Divina Volontà sono vissuti Adamo ed Eva prima del peccato originale e poi sono vissuti Gesù per natura oltre che per grazia perché è Dio fatto uomo e invece Maria Santissima ci è vissuta per grazia, nel senso che nella Madonna sappiamo benissimo è stata concepita senza peccato originale, ma quello che Gesù qui diciamo rivela come specificazione di ciò che la Chiesa già sa, perché la Chiesa già sa che i progenitori vivono in uno stato di felicità immensa, con doni soprannaturali, preternaturali e comunione con Dio. Ecco, Gesù dice: il dono dei doni che avevano era la vita della divina volontà, cioè la vita, la divina volontà vivente e operante in loro. La Madonna questo lo rivisse come prima creatura, appunto perché fu messa nelle condizioni dei nostri progenitori, quindi concepita senza peccato, e secondo quello che Gesù ha rivelato a Luisa, lei immediatamente, nel primo istante del suo concepimento, illuminata da una luce interiore sulla causa di tutto il male nel mondo, che è semplicemente la volontà umana, si presenta davanti al trono dell'Altissimo e lega la sua volontà umana al trono di Dio dicendo: io questa non la voglio nemmeno conoscere nella mia esistenza terrena, ma voglio conoscere solo la tua. Quindi la perfezione assoluta della vita, se uno vuole capire che cos'è la vita nella divina volontà, ecco, deve cominciare ad approfondire bene la conoscenza della Madonna, per quanto è possibile, perché non sappiamo purtroppo molte cose della Madonna, e specchiarsi in essa, perché la Madonna è stata la prima creatura a vivere perfettamente in questo mondo, e in questo mondo divino, appunto, che è il mondo del divin volere, e chiaramente i testi anche del Nuovo Testamento o la dottrina della Chiesa sulla Madonna, questo lo lascia tranquillamente presagire, perché chiamare Maria piena di grazia, con tutte le sfumature poi di quella forma verbale greca, significa insomma già dire moltissimo che fa cominciare ad intuire questa cosa. La Madonna io credo che desideri che voglia che tutti quanti i suoi figli facciano la sua stessa vita. Io conosco bene gli scritti Monfortani e sono interiormente convinto che il compimento, ecco, della vera devozione alla Madonna, insegnata da San Luigi Maria Monfort, cioè sia la vita nella divina volontà, cioè ci sfoci come naturale e diretta conseguenza, d'accordo? Come se siano in rapporto, come dire, di preparazione a fine ultimo, o meglio, fine prossimo in relazione al fine ultimo. Perché Maria Santissima non ha vissuto nient'altro che questo, in tutto quello che ha fatto, detto e pensato, cioè è una cosa per noi difficilmente anche pensabile, pensiamo neanche un istante, cioè la Madonna neanche un pensiero ci ha avuto di volontà sua, insomma, quindi è una cosa grossa, insomma, quindi nessuno ci potrà mai arrivare, no? Anche la serva di Dio Luisa Piccarreta, a cui Gesù ha detto essere la prima creatura col peccato originale, a cui è stata offerta la possibilità di vivere questa vita. E Luisa, da un certo momento della sua esistenza, c'è entrata pienamente in questa vita, a quanto testimonia. Certamente c'è entrata perfettamente, ma a raggiungere i livelli della Madonna è impossibile, perché c'è comunque un pregresso, insomma, di vita fuori della divina volontà e c'è comunque la condizione di persone che sono comunque toccate dal peccato originale. Però anche la vita di Luisa, con tutto quello che si legge, è stata veramente una vita divina, ecco, stupenda, insomma, anche se umanamente parlando, ecco perché le categorie sono sempre un pochino da correggere, è stata una vita del tutto
mortificata, insomma anche apparentemente insignificante, perché questa donna è stata da sola in casa dentro un letto per tutta una vita, insomma. Sì, poi di questo ne vorrei parlare anche un attimo. Sì. Ma volevo dirle, allora per le disposizioni necessarie per vivere il dono della Divina Volontà sono le virtù di Maria? Ah, le virtù di Maria certamente che sono ottimamente necessarie. Io dico, raccomando sempre, cioè un'attenzione verso la santità, come dire, una scelta di vita verso la santità è una condizione, come dire, preliminare, di base, perché Gesù chiama la vita nella Divina Volontà la santità delle santità. Quindi è chiaro che sia la santità delle santità, la santità presupposta, d'accordo? Quindi è qualche cosa che presuppone un cammino verso la santità e, come dire, ne dilata ulteriormente, ecco, gli orizzonti, ecco, qualificandolo con degli aspetti, insomma, molto belli e del tutto particolari, che dipendono da alcune cose che Gesù ha rivelato, perché conosce bene, molto molto bene, insomma, alcuni aspetti della teologia, insomma, dogmatica in senso stretto, sono perfettamente comprensibili e quasi naturali, insomma, quindi non è così difficile. Certamente l'imitazione di Maria e delle sue virtù, che è la quinta essenza dell'autentica devozione alla Madonna, perché come diceva Padre Pio, non esiste vera devozione senza imitazione, è una base eccellente per vivere nel divin volere, sicuramente, senza dubbio. Certo, allora lei vuole fare un piccolo profilo, diciamo così, anche di Luisa Piccarreta, perché tanti, ecco, non conoscono né questa Divina Volontà e tantomeno Luisa Piccarreta. Questa donna è nata in Puglia, a Corato, nel 1865, se non ricordo male il 23 aprile, ecco, adesso non ho i dati tutti quanti davanti, ed è morta nel 1947, e quindi ha vissuto circa una ottantina d'anni abbondanti, 82 sul pianeta Terra, e la sua vita è stata una vita molto molto povera, molto semplice. Era una persona come molte anime predilette, semi analfabeta, perché aveva fatto la prima elementare, fin da piccolina, insomma, molto sofferente, e precocemente introdotta da Gesù, ecco, attraverso esperienze anche straordinarie, alle vette della vita, diciamo così, mistica ordinaria, cioè gli scritti del cosiddetto Libro di Cielo comincia con il primo volume, dove nel primo volume, per esempio, Luisa racconta il matrimonio mistico con Gesù, cioè il matrimonio mistico con Gesù, per chi conosce gli scritti di Santa Teresa d'Avila o di San Giovanni della Croce, è l'ultima tappa del cammino, diciamo così, straordinario che porta all'unione con Dio. Ecco, per Luisa quella rappresentava, come dire, la piattaforma da cui è cominciato un ulteriore cammino. Quindi profondamente provata, aveva dei fenomeni del tutto, questi sono abbastanza famosi, del tutto misteriosi, di origine evidentemente soprannaturale. Lei era sposa di Gesù, era vittima, si era offerta come tale sull'altare del cuore santissimo di Gesù, e viveva come conseguenza di questa sua offerta, quasi certamente, un fenomeno del tutto inedito nella storia della Chiesa, che era quello della rigidità cadaverica, cioè una certora in serata diventava rigida come se fosse un non si smuoveva, e fino a quando non veniva il sacerdote la mattina a fare un segno di croce e riacquistava la mobilità, sempre rimanendo tuttavia sul letto, facendo una vita veramente ultra ritirata e di solitudine profonda, solitudine certamente riempita dal Signore, con qualche lavoro manuale, lavorava il tombolo per divertirsi, e piano piano Gesù cominciò gradualmente, attraverso tantissime esperienze, insomma, i volumi che scrisse sono 36 volumi, sono tanti, sono che vanno dal 1899, se non ricordo male, il primo volume, o 98-99, adesso non, fino al 1936, quindi sono, si snodano per circa 40 anni, e certamente non però è veramente tanta, tanta roba, tant'è vero che le fatiche che stanno facendo in congregazione, perché c'è in atto il processo di canonizzazione, le grandi fatiche, sappiamo, gli ascoltatori devono sapere, insomma, quando c'è un processo di canonizzazione di qualche autore che ha scritto qualcosa, quegli scritti devono essere letti tutti, d'accordo? Perché già se una persona venisse proclamata venerabile, significa che
in ciò che ha scritto non c'è niente di contrario alla fede, non significa nessuna forma di riconoscimento pubblico, però cioè, se c'è qualcosa di contrario alla fede, una persona venerabile non ci diventa, insomma, no? E ha avuto a un certo punto, a 46 anni, come lei stessa spiega, il dono della divina volontà. Quindi la possibilità di vivere perfettamente in questo mondo è in maniera straordinaria, cioè in questo cammino particolare, diciamo così, di santificazione, che dico particolare semplicemente per identificarlo, ma non c'è niente di strano, di particolare, insomma, si verifica la stessa cosa che nei processi, diciamo così, di santificazione comune e ordinaria, no? Se uno legge gli scritti di Santa Teresa, fino a un certo punto, cioè fino all'unione ordinaria con Dio, noi ci arriviamo con le forze umane aiutate, santificate dalla grazia santificante, quindi questa è una cosa per tutti. E così si può vivere tranquillamente nella divina volontà, in maniera ordinaria, io dico, semplicemente senza avere niente di particolare, niente di straordinario. C'è un momento poi, quando certamente questo comporta la perfetta fusione, è che ci deve essere un intervento necessariamente soprannaturale, perché le nostre forze non potrebbero mai arrivare a questo. Questo lo spiegano già benissimo per quello che attiene alla santità ordinaria, e ripeto, Santa Teresa nel Castello Interiore, San Giovanni della Croce sia nella notte oscura che nella salita del Monte Carmelo. Quindi è certo che sono scritti che sono abbastanza impegnativi, insomma, per una cosa analoga avviene nella vita, nella divina volontà, che Luisa ebbe come dono straordinario, appunto, fu la prima, una sorta di apripista, no? Perché da quel momento in poi Gesù ha detto: qualunque anima che leggendo questi scritti, quindi venendo a conoscenza di queste cose, volendo vivere in questo mondo e chiaramente adoperandosi, perché questo diventi realtà, perché richiede certamente la nostra cooperazione, può cominciare a vivere in esso. Ecco, questa è un pochino una breve sintesi della sua esistenza. Negli ultimi anni della vita terrena, Luisa perse, diciamo così, il contatto con il mondo, nel senso che fu posta dal Signore in uno stato di semi-incoscienza perpetua fino al giorno della sua morte. Una meravigliosa avventura quella di Luisa, che veramente ci auguriamo di poter vivere tanti che accolgono questo dono, anche se in maniera diversa chiaramente. Certo. Ma c'è stato un libro particolarissimo che ha scoperto un santo, L'orologio della passione di Gesù Cristo. Ecco, questo è, secondo me, il libro dei libri. Ne vuole parlare? Forse sono le 24 ore della Sì, Passione, che poi pubblicò il beato santo, credo adesso, Annibale di Francia, credo che sia già canonizzato. Sì. Ah, questo certamente, le 24 ore della Passione sono uno strumento formidabile appunto per vivere nella divina volontà le ultime 24 ore di vita terrena di Gesù. E io penso che sia quanto di più bello sia mai stato scritto sulla Passione di Gesù, perché non è solo una meditazione. Nelle 24 ore ci si rende presenti, appunto perché nella divina volontà, così cominciamo un attimo a familiarizzarsi. E quando ci si unisce ad essa, alla divina volontà, sappiamo tutti quanti che partecipa della semplicità e dell'eternità di Dio, quindi per lei non esistono distanze di spazio e di tempo. Cioè, quando io prego un'ora della passione, mi devo esprimere in questo modo per farci comprendere, ma è come se io stessi presente in quel momento davanti a Gesù, non soltanto per assistere a quello che lui sta vivendo, ma anche per consolarlo, per ripararlo. Ci sono dei momenti nell'ora della passione dove si consola Gesù, dove si danno i baci alle piaghe di Gesù e cose di questo genere. Questi potrebbero apparire, come dire, una pia devozione, no? Quindi io mi immagino che sto baciando una piaga di Gesù e gli fa, ma tanto non è una cosa che succede veramente, perché io sto qui e lui sta lì. Non è proprio così. Cioè, quando si entra nello spirito della divina volontà, noi dobbiamo pensare, questo è un concetto trascendente certamente per la nostra mente, perché noi non siamo eterni, però noi dobbiamo dire è come se stessimo lì, ma noi in verità stiamo lì. Cioè Gesù, 2000 anni fa, mentre stava vivendo quelle cose, ha sentito i baci miei o tuoi, che
che gli avremmo rivolto predicando, facendo l'ora della passione 2000 anni dopo. Quindi, per dire, questo veramente accade. Questo è una cosa, diciamo così, che si acquisisce poi, è una peculiarità, ecco, del mistero della divina volontà, perché appunto quando si entra in contatto con esso si partecipa certamente in una maniera noi non cosciente, non consapevole, ma non per questo non vera. Io dico sempre, quando ci andiamo a fare la comunione, non mi accorgo che sto ricevendo il corpo di Gesù e non sempre sento grandi consolazioni interiori, ma se uno dubita che quello non è Gesù in terra, è eretico, insomma, non è. Quindi la percezione sensibile, la coscienza sensibile di quello che avviene non è affatto essenziale per la vita cristiana e spirituale, anzi, è più che mai vero in questa circostanza, insomma, che i sensi e le apparenze ingannano, perché quello che ti sembra non è assolutamente conforme a quello che è. Quindi vivere questa parte che si acquisisce, diciamo, una familiarità con questo mistero infinito di amore di Gesù, che è veramente commovente, alcune sue reazioni, diciamo, dinanzi a delle scene molto, molto violente, molto umilianti, insomma, della passione, che fanno veramente comprendere quanto Gesù ami gli uomini. Quindi io credo che sia impossibile leggere attentamente con devozione le 24 ore della passione e rimanere insensibili, cioè, ci vuole un cuore veramente di ghiaccio, insomma. Ma oltre a questo, tutti i maestri di spirito hanno sempre raccomandato la meditazione della passione di Gesù proprio come il cuore della vita interiore, c'è questo canale, ecco, di aggancio, di scoperta di un'intimità, devota, amorevole con il Signore. Un rapporto personale profondo e intimo con Gesù è proprio uno degli elementi costitutivi della vita nella divina volontà, che si comincia certamente guidati dal testo, però a vivere in maniera reale. Quindi se uno semplicemente dice queste ore con attenzione, con partecipazione, con devozione, a mio avviso produce una santificazione della persona veramente straordinaria. Quindi chi non avesse altro, diciamo, un altro contatto con la divina volontà che questo, sarebbe già un grande contatto, d'accordo? E Gesù poi ha fatto, insomma, promesse strabilianti, insomma, per chi prega le ore della passione, cioè i nomi scritti in cielo a lastre d'oro, insomma, o cose di questo genere, perché questa forma, diciamo così, di partecipazione anche alla passione di Gesù è quanto mai gradita a lui, a quanto sempre ha lasciato intendere e ha rivelato alla serva di Dio. Certo, in effetti è una cosa tanto, tanto grande. Allora diciamo, Don Leonardo, che anche la sua vita stessa, il suo sacerdozio è cambiato. Certamente sì. Sì, speriamo in meglio, ma certamente sì, perché c'è un differente modo di approcciarsi praticamente a tutto, cioè si rimane sempre gli stessi, cioè non è che mi si è stravolto il panorama, cioè sono sacerdote cattolico, diciamo che crede nella fede divina e cattolica, ci ha sempre creduto, crede nei sacramenti, quindi è semplicemente però un modo completamente differente di approcciarsi a tante tante cose, perché la vita nella divina volontà è una vita che comincia, che vuole acquisire delle caratteristiche, degli stili molto molto divini, e si ha anche quella percezione, come dire, di protezione, cioè la divina volontà è veramente chi comanda, veramente quella che dirige in maniera misteriosa ma assolutamente vera ed efficace tutto quello che accade nella vita personale di ogni singolo, così come nel minimo atomo che c'è nell'universo, così come nella storia globale. E quando ci si fa attenti a tante cose, ogni tanto racconto qualche aneddoto, insomma, anche aneddoti reali, insomma, della vita quotidiana, uno si comincia a rendersi attento ad una serie di piccole dioincidenze, le chiama qualcuno, cioè che vedi proprio come il Signore, quando ti cominci ad abbandonare, veramente ti dispone tutto. E per cui una cosa bella che accade è che cessa il preoccuparsi, cioè cessa quella situazione di preoccupazione, di agitazione anche giustificata, insomma, anche legittimata, perché uno è preoccupato, non lo so, per i figli, per il lavoro, per come vanno le cose nella Chiesa, come vanno le cose in politica, per il governo, tutte queste cose qui, no? Quindi cose apparentemente normali, ma che a volte, insomma, complicano un pochino la vita. Ecco, la preoccupazione, ecco, l'eco di Gesù. Le parole che diceva Marta, no? Tu ti preoccupi e ti agiti per tante cose. Ecco, preoccupazione e agitazione
quando si comincia ad affacciarsi in questo mondo, insomma, e semplicemente, come dire, a fare capolino, si vede che svaniscono. E quando dovessero tornare, si capisce subito che stiamo cominciando a ridare fuoco alle ceneri dell'araba fenice, dell'umana volontà che stanno sempre pronte, insomma, a risuscitare, e ci si affretta quindi a buttarci sopra un pochino di acqua, perché si campa molto peggio, ecco, quando si è preoccupati e agitati, insomma, che quando si vive riposati, cioè il bellissimo Salmo 130, no? Come un bimbo in braccio a sua madre, dice, non si inorgoglisce il mio cuore, non si leva con superbia, non vado in cerca di cose grandi superiori alle mie forze, sono come un bimbo in braccio a sua madre. Quindi la vita nella divina volontà non deresponsabilizza, non fa diventare quietisti, anzi, vivere nella divina volontà opera come prima, anzi opera anche più di prima, perché ci sono tanto una serie di operazioni interiori che sono ignote al mondo, ma sono note a Dio e sono molto efficaci, che si impara a fare che ridondano a bene di tutti. Però non c'è più, quindi c'è una grande attività e c'è una grande occupazione, d'accordo, di tante cose. Che si può fare anche, anzi, si fa ancora meglio come ha fatto Luisa stando in un letto, ma senza che l'occupazione diventi preoccupazione e che l'azione diventi agitazione. Insomma, basta questo, a mio avviso, insomma, per cominciare, insomma, a farci un pensierino, perché si campa molto meglio. Io me lo ricordo molto bene come campavo prima di avere un contatto, diciamo, serio con questo mondo e come si campa dopo. Cioè, c'è un abisso, insomma, veramente. Ma io lo dico non per me, perché lo dico perché si riconosce benissimo che questo non può essere farina del nostro sacco, non lo è. Cioè, è evidentissimo una persona che comincia a vedere qualcosa. Dice, ma da dove viene questo? Io non ho vissuto mai così, non sono le mie reazioni ordinarie, insomma, quindi c'è qualcosa di bello, insomma, che si vive, e che dopo uno certamente legge, dice, questo vuol dire che la divina volontà ha cominciato a cogliere e comincia a farmi sentire la sua potenza, la sua grandezza, la sua maestosità dentro la mia anima. Non sembrano, diciamo così, plausibili altri tipi di spiegazione, perché la mia esperienza personale è questa. Don Leonardo, e questo però comporta chiaramente che bisogna dar vita, far vivere dentro di noi anche le parole di San Giovanni Battista, egli deve crescere e io diminuire, perché altrimenti questo non può avvenire, vero? Ah, certo, non solo crescere e diminuire, qui bisogna proprio scomparire, d'accordo? La cosa ideale è la scomparsa. Certamente tutte quante queste espressioni sono sempre da intendere bene, no? Io sono sempre molto preoccupato, ed è già successo anche con la divina volontà, no? Perché Dio fa tutte quante le cose perfette, poi siamo noi che ci mettiamo le nostre mani e le impiastriamo, nel senso che il travisamento di immagini come queste, no? Diminuire, scomparire, è cosa molto molto facile. E quindi queste sono operazioni interiori profondissime e importantissime, ma non sono mai da intendere, diciamo così, come in chiave deresponsabilizzante o quietistica, cioè io devo scomparire, quindi mi metto a braccia conserte, dico Gesù vieni a fare tutto tu in me e io non faccio niente, insomma questa non è la vita della divina volontà, d'accordo? Questa è la vita nella ordinaria follia, insomma, no? Ecco, però effettivamente, cioè è un acquisire continuamente, uno stare in stato di ricezione ininterrotta, di un modo di pensare, di essere, di operare, di reagire, di comportarsi, che non è umano ma è divino. E progressivamente, più chiaramente ci si lavora, più ci si opera, anche sempre con molta calma, con molta pace, senza strappi e senza tensioni, e più piano piano questo lo si comincia a vivere. Ci sono dei passi degli scritti dove Gesù proprio parla di un percorso e di un cammino assolutamente graduale, quindi non è una cosa che questa si fa dall'oggi al domani, come tutti quanti i processi di santificazione. Si dilata sempre di più, per usare un'immagine, l'ambito in cui i raggi del sole, che è il volere divino, illuminano la nostra anima. È come se noi avessimo una casa dove ci stanno delle finestre che all'inizio sono appena appena sono chiuse, poi si aprono, 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 fino a quando non arrivano a essere tutte quante spalancate, e per cui dentro la casa è giorno come
come all'aria aperta, ma questo è un processo, ecco, che richiede del tempo. È chiaro che in questo processo scompare sempre di più il nostro io, il nostro io umano, quindi il nostro io che si impone con i nostri modi di vedere, di pensare, e questo piano piano deve scomparire. Gesù dice che devono anche scomparire le nostre volontà anche nella santità, d'accordo? Anche nelle forme, anche nei modi di voler essere santi, no? Fino, diciamo così, veramente a avere una consegna assoluta. Io in qualche meditazione l'ho detto, dico, guarda, vuoi vedere se tu veramente vuoi proprio entrare in questo mondo? Mettiti davanti a Gesù, pensa a tutte quante le cose più belle, più care, più importanti che c'hai, e davanti a Gesù vedi se tu sei in grado di dirgli, se tu questa cosa non me la dai più o la vuoi, io te la do anche subito, senza nessun problema. Non è detto che il Signore te la chieda, ma bisogna vedere se tu sei disposto a dargliela, perché l'apertura assoluta alla divina volontà consiste in questo. Cioè, io non voglio, cioè, che capito? Basta che una cosa Dio la vuole o non la vuole, e io non capisco più niente, come era per la Madonna. Se alla Madonna gli suonavi il campanello volontà di Dio, io lo so che non si offende la Madonna, non capiva più niente, d'accordo? Non ci stava più, cioè, basta, suonato volontà di Dio, finito tutto. E lo ha dimostrato, insomma, perché sotto la croce è finito anche l'amore verso il figlio, insomma, quindi l'ha offerto per noi, quindi cioè, non c'era niente di più grande per la Madonna che una cosa del genere, eppure l'ha fatta. Certo, è un cammino È un arduo, cammino. sì, No, un cammino bello, ecco, sì, un cammino sarà, bello, è un cammino non facile, bello. però non impossibile, ecco, perché non No, là è no. impossibile a Ma Dio. no, non è neanche. È arduo per chi, come dire, c'ha ancora un po' troppa paura e si pensa. Poi, quando si vede che facendo quello che Dio vuole si sta bene, d'accordo? Perché sembra che lì per lì si stia peggio, ma non è così, d'accordo? Perché Dio non ci vuole togliere veramente nulla di buono, ma ci vuole dare il tutto. E ci vuole, certamente ci toglierà molto di quello che noi pensiamo che sia buono, ma buono non è. E quando tu lo vedrai, te ne accorgerai. Per cui difficile, arduo, sì e no. Perché per certi aspetti sì e per altri aspetti no. Dipende dai Comunque punti di bisogna vista. allenarci, allenare il nostro spirito, allenare il nostro io a dire, a metterlo un po' sotto i piedi anche qualche volta. Ah, certo, ma questo è una cosa molto bella. Poi questo si incarica anche molto nostro Signore a fare questi tipi di operazioni, perché atterrare il nostro io, farlo da soli, è un po' difficilotto, ma ci pensa nostro Signore poi, se uno si abbandona bene alle onde a atterrare per bene, insomma, quindi a fare un bel campo di macerie dell'io umano. Basta semplicemente assecondarne l'operazione, certamente metterci per quanto possiamo del nostro, insomma, ma è un'operazione Esatto. molto grande l'atterramento del nostro io, per cui non ce la faremmo da soli, ma ci pensa lui, ci Ecco, pensa. comunque un cammino molto bello che lei ci aiuterà a comprendere sempre di più con queste catechesi. Certamente, se Dio Ecco, vuole. allora io con questo, Don Leonardo, la ringrazio veramente per le sue parole così chiare, di luce, che già ci hanno fatto comprendere qualcosa. E allora ci diamo appuntamento con le sue catechesi. Ecco, Se Dio vuole, certamente, molto volentieri. io intanto la saluto, la ringrazio, poi questo glielo dico tra noi, non butti giù il telefono perché devo dirle una cosa. D'accordo. Ecco, e ci sentiamo, a presto, grazie Don A Leonardo. presto. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.